A parte più di vendita, dovrebbe essere più divertente. Molti concetti noti, la domanda vera è: puoi insegnare a vendere? Cioè, quando facevo queste slide mi sono detto, vabbè, raga, come faccio? Come si fa a fare un training sulla parte di vendita? E io ho il pregiudizio che in realtà non si può insegnare. Questo qui è sempre dal blog di Mark Suster. Alcune capacità di vendita sono innate. Magari può essere strutturato, puoi fare un processo di vendita, e quindi il famoso funnel, quindi capire ho 10 lead, di questi lead quanti in realtà comprano il mio prodotto, ma essere in grado di andare a parlare con una persona, capire i bisogni, capire che cosa sta guardando da te e vendergli, penso che difficilmente si possa insegnare. Si può migliorare, però, come tutte le attività umane, la fai una volta, la fai due volte, la decima volta la fai meglio. E questo ero io quando avevo 22 anni. Io mi ricordo bocconiano, cominciare uno stage in finanza. Ed ero uno sfigato pazzesco a 22 anni, cioè io facevo finanza quantitativa, differenziale, equazioni stocastiche, roba strana, pensavo di fare il quant, e invece mi ha mandato, il primo giorno sono andato in una dealing room, un elenco di 50 persone da chiamare a vendergli azioni, a raccontargli che Fiat faceva l'IPO, l'aumento di capitale, eccetera. E io ho visto questo, mi ricordo il dramma di uno sfigato come me, timidino, 50 contatti da chiamare e non, il telefono davanti e non volerlo fare. Cioè dire, devo chiamare persone che non conosco e raccontargli cose che magari non so neanche. E poi a un certo punto, uno, due, tre, quattro, alla fine ce la fai, prendi coraggio e chiami le persone e gli racconti le cose e incominci a vendere. Poi è chiaro che a me è piaciuto come lavoro. Ero bravino, mediamente bravo. Io mi ricorderò sempre una persona che è Maurizio Pedrazzini, che è un immobiliare SIM, adesso si chiama Equita, è uno dei venditori più importanti, più storici, lui ha cominciato nella borsa alle grida. Lui vendeva, i suoi clienti erano San Paolo IMI, quando c'era San Paolo IMI, Generali, era tra i più importanti fondi italiani, e lui raccontava cosa succedeva in borsa, i flussi, chi compra che cosa, eccetera, quasi neanche senza sapere di cosa stava parlando, però era bravissimo a vendere, era bravissimo a capire il cliente che cosa aveva bisogno, cosa voleva sentirsi dire in quel momento. Quindi, a parte vendita, a volte è una skill innata, però bisogna provarci. Se io, da nerd sfigato che vivo su Excel, l'ho fatto, potete farlo anche voi. Sergente Hartman di Full Metal Jacket, volevo metterci il video che partiva con palla di lardo, eccetera. Però questo è importante, cioè dovete farlo e dovete crederci e dovete farlo in maniera aggressiva, no? Cioè, la vita del venditore è il training camp di Full Metal Jacket, le vendite. La parte più importante della vita di una startup. Una startup che vende aumenta la valutazione di un multiplo. Se non lo sapete fare, non fate gli imprenditori. E poi il caso Piemontech. Questo è veramente, è pazzesco, cioè quanto è importante. Ci sono tantissime idee che non diventano niente. Perché in realtà gli imprenditori non riescono a chiudere il ciclo, dove chiudo il ciclo è ho portato gli utenti sul mio sito, ma devo farli comprare, devo fare in modo che loro inseriscono i numeri a carta di credito oppure mi allunchino in qualche modo 10 euro, 100 euro per vendermi qualcosa. E veramente quando chiudi il ciclo, quindi 10 persone che arrivano, 3 che comprano e che pagano, allora la valutazione della tua startup veramente cresce. Cresce molto, spesso non si riesce a capire il modello di business e a far sì che ci siano dei ricavi. Cioè, avere ricavi per una startup è fondamentale, avere ricavi che crescono. Ed è così fondamentale che Piemontech, che è un fondo di investimento in Piemonte, voi potete andare a chiedere funding da loro, soldi da loro,
con il business plan che dice che in 3 anni, 4 anni fate 100, 200, 1 miliardo di euro, loro mettono la linea dei ricavi a zero, sempre, e capiscono quali sono i costi. Perché i costi sono certi, i ricavi sono sempre incerti, e la probabilità che la vostra startup si schianti sui ricavi è altissima, più che altissima. E i ricavi sono sempre sbagliati, non c'è una startup che riesca a prendere i ricavi. Ad esempio, la startup di Walter, che adesso prendo come caso, ha un target di ricavi al quarto anno di 12 milioni di euro, una cosa del genere. Speriamo. Good luck. Però la linea di ricavi è sempre quella più casuale, perché i costi sono il marketing e le persone. Le persone è facile. Marketing più o meno è facile, e i ricavi, cioè, che però alla fine si torna al marketing funnel, cioè di 100 persone che ho sul sito, quante in realtà comprano la mia cosa. Quindi vendite, facciamo un altro esempio che mi sta a cuore, perché è una startup di cui abbiamo parlato anche prima, che è Crowd Engineering. Aveva un piano per cui al 2011 doveva chiudere con 20, 15 milioni di euro. Ne ha fatto tanti di meno, ma tanti di meno. Ne ha fatto sufficienza per continuare la propria crescita, e quindi rimane una delle startup fantastiche che ci sono in Italia, però molte di meno. E sulla parte vendita è veramente importante. E a livello invece vostro, se nel vostro team siete 4 ricercatori al CNR che avete fatto anche un algoritmo stupendo di gestione di sa Dio che cosa, eccetera, ma non c'è uno che si tiri su le maniche e vada in giro a vendere, allora la vostra startup salterà per aria. Cioè, se avete un'idea ma non sapete farne l'esecuzione dell'idea, dove l'esecuzione è un prodotto figo che viene venduto, allora è un problema. Quindi veramente team imprenditoriali non completi dal punto di vista sia del prodotto che della parte marketing e sales non va da nessuna parte. Prendiamo sempre l'amico Walter come esempio. Walter ha un progetto dove il suo sviluppatore, che è di fianco a lui, Andrea, l'ha mollato, però ne ha trovato un altro. Ma soprattutto la buona cosa di Walter è che ha trovato anche un altro partner, che sta a Torino, che è molto bravo sul lato marketing e vendita, così come Walter. Quindi il team è un team coeso. Quindi quando si parlava del fatto che ci sono 70 milioni di euro da investire e la gente non investe, è perché i team sono, per la maggior parte dei casi, team sbagliati, dove non c'è il giusto mix di persone che siano persone di prodotto e che sappiano anche vendere. Questo è sempre il famoso blog bothsideofthetable.com, dove ho tirato fuori questo framework. Poi gli americani sono un po' fissati con questi framework: PUCA, Pain, Unique Selling Proposition e Compelling Event. Poi c'è anche CK altri, ma sono, le lasciamo perdere. Voglio vendere perché? Cioè, lato cliente, perché dovrei comprare qualcosa? Qual è il problema che mi risolvi? Unique Selling Proposition: perché tu e non gli altri 1000 concorrenti ci sono. Poi compelling event: perché farlo adesso. Pain è by far la cosa più importante. Se c'è un pain, allora c'è gente che vuole pagare per avere questo pain risolto. È fondamentale risolvere un problema. E veramente, troppe volte nei progetti che ho visto da Venture Capitalist c'erano delle idee che in realtà non risolvevano nessunissimo problema, non erano cose che nascevano senza aver identificato il mercato target che uno guardava. E quindi uno si chiedeva: ok, perfetto, ma questa cosa qui a che serve? Cioè, io mi ricordo Working Capital in Bocconi nel dicembre 2009, immaginate questo ragazzo, bravissimo, con il suo progetto, bello. Dopo 3 minuti di pitch, Gianluca Dettori, fianco a me, lo guarda, fa un sospiro e dice: ma questa cosa a che serve?
Wow, il tipo gli è crollato il mondo addosso, cioè a cosa serve, quindi qual è il problema che risolve è fondamentale. E poi spesso è proprio, se c'è un problema c'è una soluzione, e voi siete la soluzione e siete a posto. In realtà c'è quel slide share sotto e poi sopra, ci sono pain inespressi o ci sono pain che non ci sono, c'è Twitter, vabbè, a me che mi frega di leggere tweet di Walter, niente, tu ce l'hai anche un Twitter? Infatti non ne leggo neanche per questo. E l'iPod, il Walkman, non so, ci sono tipo 200.000 esempi di innovazioni che non risolvono nessun problema, e anzi questa presentazione dice i soldi più grandi, le società più importanti sono quelle che creano un mercato e non che risolvono un problema esistente, cioè l'innovazione distruttiva è quella che apre nuovi mercati. Come dicevo, creare il mercato è difficile, difficilissimo, e lato venditore dovete non stare chiusi in laboratorio. Se siete dei ricercatori, ne parlavamo prima, andate fuori a vendere in ogni caso. Ascolta le persone, parla con i clienti, eccetera, eccetera, eccetera. In XL Proposition, cosa facciamo noi di differente? Se siete una startup, deve essere un ordine di grandezza differente. Sempre Mark Suster dice che se il prodotto concorrente, established, quindi una marca nota, famosa, lo pagate 100, il vostro prodotto deve essere sul mercato a 10. Deve essere un ordine di grandezza tanto differente, perché voi siete una startup, se io devo comprare, anziché lo Swiffer di Procter & Gamble, devo comprare l'altra roba, deve costare molto di meno o deve essere avere performance così migliori che mi fido di una startup. E il fidarsi di una startup è fondamentale, nel senso che il grande cliente, quando si torna al lato marketing e sales, non si fiderà mai di voi. L'esempio concreto è dell'altro ieri, ero con Memopal da uno dei più grandi antivirus del mondo chiamato Avira, che ha 100 milioni di utenti. Quando gli abbiamo raccontato che Memopal ne ha 150.000, loro hanno subito fermato la discussione dicendo siete troppo piccoli. Dopodiché gli abbiamo raccontato che Memopal in realtà ha già venduto a Hitachi, e quindi 150.000 utenti dovrebbero diventare nel 2012 2 milioni, allora si sono seduti sul tavolo. Però riuscire a tranquillizzare il cliente, fargli capire che voi siete comunque solidi, anche se siete tre ragazzi in un garage, magari non siete solidi per niente. Poi mio padre mi raccontava sempre, cioè l'imprenditore, che il suo primo prodotto è stato pitturato a casa in cucina ed è stato steso in cucina per un po'. Quindi magari non siete solidi, ma dovete dare la sensazione di essere solidi. I concorrenti sono fondamentali per tanti motivi. Numero uno, è capitato troppe volte, adesso capita molto di meno, ma troppe volte vedi la slide, io non ho concorrenti, e questo è sempre sbagliato, i concorrenti ci sono sempre. Se per caso quando fate un progetto pensate di non avere concorrenti, vuol dire che state sbagliando, vuol dire che dovete approfondire la ricerca di mercato. Ad esempio, Walter è felice di averne quanti concorrenti? 25, 30. Cioè, quanta di gente che fa il lavoro che fa lui, che è impazzesca. Però spero che lui lo faccia meglio degli altri. Concorrenti fondamentali, dare scelta al cliente rende più sicuro. UpGen, una piccola startup in ambito energetico, loro provano a vendere a DHL, e DHL gli ha detto no, non compro da voi perché siete l'unico supplier. E i tedeschi non comprano mai da unici supplier, perché se sei l'unico fornitore di una cosa hai chiaramente il massimo del potere e potresti fargli prezzi folli. Quindi capire anche come rendere sicuro il cliente. Aprire il mercato, ne abbiamo parlato, di crowd engineering, se vendi una piattaforma di crowdsourcing in Italia è un casino. La competizione migliore, al caso QuickX, o gli diamo il nome, diciamo? No, non diamo ancora il nome. QuickX è la roba di Walter, cui vi sto rompendo i coglioni da stamattina. La competizione migliora, ci sono 25 siti che fanno questa roba. Walter sta prendendo spunto da tutti questi siti per fare qualcosa migliorativo. Compelling event. Chi è che compra su Groupon qua?
qualcuno, ma non tantissimo in realtà, io sono un grandissimo fan dei vari coupon, e coupon li comprate oggi. Oggi arriva l'email, entro stasera dovete comprarvi il coupon, se no il coupon non c'è più. Quello è il compelling event. E quindi da guardare anche quello che è il customer buying cycle. Il fatto del compelling event, il fatto di dire why now, perché devo comprare oggi la vostra cosa, per il vostro prodotto, il vostro servizio, perché oggi? Perché se ci mette, come nel caso del cloud engineering, un anno per comprare il mio prodotto, vuol dire che non c'è un evento, non, il suo pain non è così doloroso da fargli comprare la cosa subito. E oppure c'è altra offerta, c'è il concorrente, ci sono tantissimi motivi per cui il potenziale cliente ritarda la fase di acquisto, però bisogna stare attenti. Quindi se vi ricordate anche la formula della viralità, c'era il delta tempo, per cui in quanto tempo un altro utente mi genera utenti. In questo caso pure il tempo, peraltro il tempo ammazza le startup. Se le vostre sales, i vostri ricavi non crescono di tanto rapidamente, è un problema, anche perché voi dovete dimostrare la famosa traction, dovete dimostrare che siete un'azienda in crescita, eccetera eccetera eccetera. Quindi il customer buying cycle, capire quando il cliente compra e che cosa compra. Quando andate a vendere sempre a Telecom Italia qualcosa a dicembre, la risposta "non abbiamo budget" è probabilmente normale. Se ci andate a gennaio 2011 vi diranno "ma il budget non è ancora chiuso", magari, però in teoria il budget ce l'hanno, quindi meglio vendere a gennaio che vendere a dicembre. Al tempo stesso ci sono aziende come quelle automotive, i concessionari, che sulle macchine che vendono zero, su ogni macchina, fanno soldi raggiungendo i target di vendita che sono o mensili o trimestrali. Se voi andate il 30 marzo a comprare una macchina, la probabilità che faccia un bello sconto è più alta se andate il 10 gennaio, per il semplice motivo che devono arrivare al target, e quindi per loro è più importante. Quindi capire bene come funziona il cliente, perché il cliente deve prendere il vostro prodotto e qual è anche l'organizzazione interna. Facciamo sempre il caso Telecom Italia. Telecom Italia è una grande azienda, e quindi è anche un'azienda grande, con tanta gente con cui devi parlare, che prima di capire chi è il decisore che compra il tuo prodotto, buona fortuna. E quindi capire il cliente permette di semplificare la procedura d'acquisto, il modello, diciamo, della vostra startup. E peraltro, se voi capite il cliente, anche dal lato investitore è molto più sollevato, perché veramente la parte di ricavi è la parte dove tutte le startup si schiantano. E se troppe volte ci sono dei team che dicono "ah sì, il mio progetto era una figata, bello bello bello", perché vendono un decimo di quello che era il target. Quindi capire il cliente. Capire il cliente, come fai a capirlo? Andandolo a incontrare. E dove trovi i clienti? Devi trovarli, perché devi trovi sulla strada. Se sei un venditore, vai a incontrare le persone e cerchi di capire loro quando comprano, come comprano, quali sono i criteri, eccetera, eccetera, eccetera. Ascoltare. Questo qui è il vero feedback che mi diedero i miei compagni di corso durante un esame. A Columbia ti fanno il feedback ogni esame, e mi dissero: "in realtà io non ascolto, sono testardo, sembra che vi cago le persone, invece in realtà non vi cago". E quindi era un coccodrillo. Parlavo tanto, ascoltare nada. Ed è un problema. Se siete sulla strada e vendete, non ascoltare quello che il vostro cliente vi dice è un vero problema. E infatti dal 2005 sto facendo una roba allucinante, quello sto facendo per migliorare le mie capacità di ascolto. Ed è fondamentale, veramente, cioè, se siete lato marketing, lato sales, migliorare la percezione di quello che dice il cliente è fondamentale. B2C versus B2B sales. Ancora, torniamo a studiare il mercato. Peraltro, mi sembra che un altro filo rosso di questa chiacchierata è quanto dovete essere preparati, soprattutto quando parlate con un venture capitalist, ma in genere per il vostro business. Studiare il mercato è fondamentale. Gli attori principali, chi vende cosa, come, a quando, avere
quella che un VC definirebbe domain expertise, quindi conoscere veramente bene il mercato. Se volete fare una roba e non date fiducia all'eventuale investitore che voi conoscete bene, benissimo il mercato, allora avete finito. Consumer. Un errore che si fa troppe volte è: a io comprare questa cosa, quindi gli altri devono comprarla. Pensate che voi non siete mai il cliente tipo, e che la comprate voi, non importa nulla che mia mamma la compri, mia sorella la compri. E quindi test con utenti di tipo diverso, e il famoso dogma traccare il traccabile. E quindi tutte le persone diverse devono sapere chi sono, cosa fanno. B2B, ne abbiamo già parlato, il processo d'acquisto del cliente, ancora il caso crowd engineering, ve l'ho già raccontato. Se ci mettete un anno e mezzo come time to sale e voi traccate, fate il tracking di quanto costa un venditore per un anno e mezzo, spero che il vostro contratto che vi firmino sia significativo. La volete, c'è la Meopal che è nata, facciamo il caso Meopal che è divertente, Meopal è nata come azienda consumer, con la tecnologia, loro facevano Google Advertising e cercavano di vendere l'online backup con Google. La realtà è che si hanno dimostrato che click sul sito ne portavano tanti, dopodiché gente che comprava l'online backup a livello consumer non c'era. Loro avevano 100.000 visite, poi la gente diceva sì, ma costa 50 euro all'anno, con 50 euro mi compro un hard disk da 250 giga, ci metto le mie foto e chi se ne frega, non devo fare 50 euro ogni anno. Problema, quindi Meopal ha speso tanti soldi come consumer e non ha fatto nessun ricavo. Quindi si sono trasformati in un'azienda B2B2C, quindi andare da clienti business che hanno già una base utenti, ad esempio Telecom Italia, a cui loro vendono il pacchetto che Telecom Italia rivende alla base clienti. Peccato che il B2B2C deve andare a parlare con Telecom Italia, quindi ci mette un anno per vendere. Se il mio time to sale medio è un anno, io ho da finanziare un venditore che costerà 60, 70, 100 mila euro più spese di viaggio, spese di marketing, le fiere, tutto quello che vuoi, quindi ho 200.000 euro di costi per un venditore che porta a casa un contratto. Se quel contratto non è un contratto da almeno 200.000 euro, io perdo soldi. Il problema, se vuoi, che ha Meopal è che da un lato hai dei costi fissi, dall'altro lato anche in contratti B2B2C non hai un flusso fisso di ricavi, ma hai un flusso variabile, e questo genera un po' di complessità. Questi sono tre casi su gestione di sales team. Yelp, quel caso che avete su Dropbox, Groupon e Airbnb sono altri team di vendita e aziende che conoscete. Su Airbnb e Groupon è divertente la cosa, perché in entrambi i casi è un approccio da full metal jacket, quindi avere venditori. Groupon deve fare sign up di hotel, ristoranti, massaggiatori, eccetera. Airbnb deve andare a chiamare le persone e dire: completa il tuo database, completa il tuo annuncio, vendi sta cosa, eccetera. Però Groupon ha un approccio a full market, e quindi assumo le persone, contratto determinato, ti pagano, se non sbaglio, 600 euro al mese e poi altri 600 euro a variabile. La gente è infelice e continuano a cambiare persone, assumono una quantità di persone e licenziano quelle persone al mese, che è incredibile. I venditori di Groupon sono: se sei bravo fai un fracco di soldi, ma la vita è veramente dura. Al contrario, Airbnb ha una policy interna per cui sostanzialmente vogliono essere una bella azienda dove lavorare e tendenzialmente non licenziano. Non licenziano vuol dire che se fai il venditore per Airbnb è una vita migliore. Quindi come fai a gestire un team di venditori se non gli dai dei target di vendita mensili e non li stimoli a raggiungere questi risultati, se no sono fuori dal team? Questo in realtà non lo sa nessuno, nel senso che ho aiutato il mitico Andrea Lamesa, che gestisce Airbnb in Italia, a fare colloqui per il team di vendita,
Vediamo, adesso ho assunto 8 persone e speriamo che gli vada bene.